Kingdom Hearts 3 arriverà nei negozi quest'anno e da quello che abbiamo visto durante l'evento di presentazione organizzato da Square Enix a Santa Monica, si preannuncia il capitolo più spettacolare e ricco dell'intera saga. Forse non per la quantità dei mondi che saranno presenti, ma sicuramente per la loro densità e dimensione. Come saprete se avete seguito le notizie legate al gioco, una delle nuove ambientazioni di Kingdom Hearts 3 porterà Sora, Pippo e Paperino in Toy Box, il mondo di Toy Story. Negli ultimi trailer si sono visti posti iconici del film Pixar, a partire ovviamente dalla cameretta di Andy. Durante un recente evento di presentazione, Tasha Sonart, direttore creativo di Pixar, ha raccontato di come la compagnia ha addirittura messo a disposizione di Square Enix i modelli 3D dei suoi personaggi. Ha raccontato che, a causa dei limiti dei loro software, Pixar ha potuto fornire soltanto i modelli senza texture, che il team di sviluppo ha così dovuto ridisegnare da zero utilizzando i film come riferimento. L'inclusione di Toy Story in Kingdom Hearts è però il risultato di un percorso durato quasi 20 anni. Il director Tetsuya Nomura, da sempre fan di Toy Story, aveva intenzione di inserire il mondo del film già nel primo capitolo di Kingdom Hearts uscito su PlayStation 2. Anni dopo la pubblicazione del gioco, infatti, sono state diffuse online foto del primo documento di design che Square Enix inviò a Disney per approvazione, quando ancora il titolo aveva il nome provvisorio di Kingdom of Hearts. Ebbene, all'interno delle pagine del documento c'era tutta una serie di illustrazioni e design mai utilizzati. Uno di questi mostrava l'esistenza di un mondo ambientato proprio nell'universo di Toy Story. Il nome del film non viene detto in maniera esplicita, però si vede un razzo che ricorda chiaramente il logo del Pizza Planet, l'iconica sala giochi che si vede nel primo Toy Story. Probabilmente i lavori su questa ambientazione non sono mai effettivamente cominciati, però questa illustrazione dimostrava come, almeno nelle intenzioni originali di Nomura e del suo team, c'era quantomeno la voglia di inserirlo. Non è finita perché un pezzo di Toy Story stava per essere inserito qualche anno dopo in Kingdom Hearts 2. Dopo l'uscita della versione Final Mix, i fan della serie hanno trovato nel codice alcuni materiali grafici mai utilizzati. In particolare, nella sezione dedicata alle evocazioni sono stati trovati due modelli 3D raffiguranti Woody e Buzz Lightyear. I modelli erano in quella che viene chiamata posa T e mancavano completamente di texture, però la forma è inconfondibile. I due personaggi sono i primi ad apparire nella lista delle evocazioni, lasciando ipotizzare che siano stati rimossi molto presto durante lo sviluppo del gioco. Square Enix e Nomura non hanno mai spiegato ufficialmente perché, nonostante le intenzioni, Toy Story non sia mai stato incluso nei precedenti capitoli di Kingdom Hearts, però è facile ipotizzare che il motivo fosse legato ai diritti del franchise. A metà degli anni 90, Pixar e Disney avevano stretto un accordo per la pubblicazione di 7 film. Questo accordo conferiva a Disney i diritti sullo sfruttamento di questi film, dei personaggi e della creazione di eventuali sequel. Peccato che dopo il successo enorme di Toy Story 2 nel 1999, Pixar realizzò che quella collaborazione non gli conveniva poi così tanto. Nacque così un lungo contenzioso per cui Pixar voleva indietro una grossa fetta della torta, mentre Disney decise che poteva portare avanti Toy Story anche senza Pixar. Nel 2004 Disney annunciò che non avrebbe più rinnovato il contratto a Pixar e anzi aprì uno studio di animazione chiamato Circle 7 Animation e gli affidò la realizzazione di Toy Story 3. In realtà sappiamo tutti come è andata a finire. Nel 2005 Bob Iger diventa il nuovo CEO di Disney e convince i vertici della compagnia che Pixar è fondamentale per il futuro dell'azienda. Così nel 2006 Disney acquisisce Pixar per 7.4 miliardi di dollari. Circle 7 Animation viene smantellata e i lavori di Toy Story 3 vengono ridati in mano agli autori originali. Alla fine tutti sono contenti dell'accordo, però lo sviluppo di Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2 si è svolto proprio durante questi anni di caos. E visto che prima del 2006 Toy Story era la licenza più delicata dell'intero contenzioso, probabilmente si è preferito evitare una patata bollente. Toy Story arriverà finalmente in Kingdom Hearts 3 e lo farà in grande stile. Per la creazione del mondo all'interno del gioco, Square Enix sta collaborando direttamente con character designer e sceneggiatori di Pixar, così da assicurarsi che animazioni, dialoghi e comportamenti dei personaggi di Toy Story siano del tutto autentici. Il tema musicale sarà lo stesso del film, mentre le voci mescolano alcuni dei doppiatori originali ad altri estremamente fedeli. La voce di Woody sarà affidata ad esempio a Jim Hanks, che da sempre sostituisce il fratello Tom quando si tratta di impersonare Woody al di fuori dei film, con risultati impressionanti. Hey, 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 there it is, there's Tom, right there. Hi, I'm Tom Hanks. La storia di Kingdom Hearts 3 sarà inoltre collocata a metà tra Toy Story 2 e Toy Story 3, riprendendo ambientazioni storiche come la camera di Andy, ma allo stesso tempo lasciandosi la libertà di includere personaggi molto apprezzati come Jessie e Bullseye. È improbabile che in Toy Story 4 vedremo Woody e Buzz parlare di quella volta in cui combatterono gli Heartless assieme a Sora, Pippo e Paperino.
Però Pixar è famosa per inserire easter egg e riferimenti nei propri film. Chissà, magari da qualche parte il prossimo Toy Story potrebbe nascondere un piccolo Keyblade giocattolo.